Oggi giocheremo Tottenham Borussia Dortmund. Per gli Spurs, vediamo un po' chi c'è. Allora, Vorm in porta, Dante, Yabu, Kabul, centrali, Alaba, Friedrichs, Vidal, Son, Çalhanoğlu, Lamela, Jovetic e sembra Stadic, mi sembra. Invece, per il Borussia Dortmund, vediamo che il capitano è Weidenfeller, che è il portiere. I centrali sono Hummels e Socrates, con Piszczek e Schmelzer, alle terzini, Bender, Sain, Mkhitaryan, Daciekowski e in attacco Higuain e qualcun altro. Ah, è Jackson Martinez, infatti. Non ho detto nulla perché non volevo fare cavolate. Anche se mi rifarò. Dammela, bravo. Sotto. Mamma mia, Munir, tutto solo, Munir. Ma come fai a fare il pallonetto lì? Perché? Ma non hai visto che bastava tirare? Perché il pallonetto non è neanche uscito? No, ragazzi, la partita la perdiamo, io ve lo dico. Cioè, non puoi sbagliare questi gol contro il Borussia Dortmund. Questa la butta nel mezzo, la solita azione di FIFA. Ma non segni. Com'è possibile che ha segnato? Ma chi è tra la... Chi è che ha segnato? Scusate. Chi è lui? Non può essere Mkhitaryan. Ma come ha fatto a fare questo gol? Ma dai, ma questo è uno script allora. Mkhitaryan, ma come? Il terzo gol deve fare proprio con noi? Comunque, raga, vorrei che non mi fo... Non vorrei essermi, diciamo, gufato, ecco. Quando ho detto da solo, quando ho detto che questa la perdiamo, cioè insomma sarebbe brutto. Io ovviamente se perdo ve lo faccio vedere lo stesso, perché non è che posso rigiocarmi le partite, cioè non sarebbe, cioè sarebbe tipo una finta, nel senso è una finale, è una partita di quarti di finale. Se perdo, pace, volevo a casa e pace, ci proveremo il prossimo anno, pace, va bene uguale. Cioè non va bene perché ci si ingazza come le basi perché bisogna arrivare in finale, ma comunque se succede, succede, cioè che dobbiamo fare? Questi stanno... Madonna, se era rigore quello, che brutta cosa succedeva. Sopra, sotto, dai che l'hai visto, bravo, Çalhanoğlu, fai la finta. Bravo, chi è? Jovetic, pallonetto. Non la vuol fare. A parte più che altro perché non gli è arrivato il pallone, ma comunque. Corri. L'hai visto, Munir, ora devi segnare. E non prende neanche più il pallone. Ma come fa un giocatore a giocare in Champions a giocare così male? Tira, Son, tira. Gol. Mamma mia, come ha fatto, come ha fatto a pararla. A parte gli è arrivata un po' dietro e ha tirato prima. Comunque poteva andare comunque in porta. Ma dai, ma non è giusto. Ma no! Queste sono le partite trollate, il tiro! Ma ragazzi, la stiamo rischiando, anche perché ovviamente stiamo rischiando di perdere, perché alla fine dei conti siamo 1-1, Ma chi è che fa nello stadio? Siamo tutti del Tottenham, anch'io! Ma cosa state facendo? Ok, non segna più. No! Bravo! La mena! Dai che la prendi, tira! No! Ma dai, ma non è giusto mai questo! No, ma addirittura attraversa fuori, regalo, no! Perché devo perdere le partite così? E me l'ha ucciso, arbitro, non l'hai visto? Si vede che non hai guardato tanto CSI, sennò avresti capito chi era il colpevole. Tira! E dov'è il palo? Tira! Ma cosa cazzo fai? Ma no, ma io... Ma perché gli ho dato così tanta forza? Oh. Ah, forse perché era di controbasso, si crea per troppo forte. Ed è finito anche il primo tempo, guarda. Dai, sotto! Sotto, no, sopra. Vai, Çalhanoğlu, vai, la passi sotto. Vabbè, l'ha visto, Munir! Mamma mia!
E va! Mamma mia, Munir! Signori, finalmente si sblocca lui! Quando segna Munir, siamo sempre felici! Che gol, signori, che gol! L'ha angolata in modo perfetto! Dai, signori, che siamo in vantaggio di nuovo! Dai, signori! Mamma mia, il gol di Munir è un tocco stato per la tua squadra, ma adesso Jovetic va in attacco, tiro, forse tira! E 2-1, signori, Jovetic! 1-2, impressionante del Tottenham, che adesso è molto più vicino alle semifinali! Mamma mia, signori! Mamma mia, guardate il gioco di gambe! Il difensore veramente perfetto è stato, grazie! Cavolo, passala, dai! Ma come fa a perdere... No, no! No, non posso prendere gol così, da Immobile! Ma che... Ma cosa cazzo è successo? Ma questo non è un gol! Ma che... Due script in questa partita, due! Un gol bruttissimo, cioè... Portiere, ma di chi è la colpa? Cioè... Ma poi come ha fatto a entrare lì quel pallone? Come? Ma... Vabbè, comunque ragazzi, la partita sta finendo. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi invito anche a commentare e a condividere. Noi ci vediamo anche al prossimo video. Bella ragazzi.